rapporto carismatico che c'è tra i salesiani e le figlie di Maria Auxiliatrice. È un'omelia che ha fatto nella celebrazione conclusiva del vigesimo capitolo nostro nel 1996. Mi spiace che si sente piano, ma questo forse mi mette nella condizione di prestare molta attenzione. Vedremo soltanto alcune frasi che vengono progettate. In fondo che ci dice Don Becchi? Abbiamo una culla carismatica comune. Siamo nati in un focolare salesiano, no? Ma lo spirito ha fatto sì che avvenga una diversità, una specificazione per cui noi educhiamo salesianamente al femminile anche i maschi, ma con la nostra identità di madri, e i salesiani lo fanno anche con le stelle di Don Bosco. Per immaginare e realizzare in forma completa il nostro tipo di congregazione al servizio dei doni, i nostri due istinti hanno bisogno l'uno dell'altro. Tra i due si dà un riferimento vicendevole che serve a far comprendere adeguatamente lo spirito salesiano e a rendere completa l'azione di Maria. E si dà anche una osmosi quotidiana, una circolazione di grazia, come tra i membri di un corpo che proviene dallo spirito ma che può essere favorita o bloccata dai nostri pensieri, atteggiamenti e decisioni. Tengo ascoltato quando le affermazioni scontate vi sono le verità quotidiane, dire che il rapporto tra salesiani ed FMA è diverso per natura da quello che ciascuno di essi può avere con qualsiasi altro istituto di vita consacrata. Lo stesso o di diverso genere. Anche nel caso che fosse stabilito con questi ultimi una migliore collaborazione, pure entro la famiglia salesiana medesima, formata da vari campi, solo che in tempi diversi, i nostri due istituti hanno un rapporto unico che rende più intensa la comunità, più spirituali, più spetta la corresponsabilità, più immediato il trauma. Il vincolo da parentela non è con tutti lo stesso grado. L'appartenenza alla famiglia non livella, ma valorizza quello che è maturato nella storia. La nostra relazione proviene dal fatto che siamo nati come consacrati per la missione del giovane. E lo stesso popolare carismatico, fratelli di sangue. La si comprende meglio se guardiamo il rapporto che intercorse tra Don Bosco e Maria Domenica Mazzaretta, piuttosto che considerare ciascuno di essi in un loro mondo separato. A sufficienza si è approfondito il loro intervento completamente e sconvolgente nella fondazione. Poco invece la comunicazione spirituale, intuitiva e di fiducia per cui Maria Magdalena considerava Don Bosco il suo santo e diceva: viviamo alla presenza di Dio e di Don Bosco. Il suo santo divenne riferimento definitivo a cui ispirò la sua vita, ascoltando con attenzione e seguendo con fedeltà. E Don Bosco, da parte sua, convinto del dono previdenziale per cui significa l'incontro con Maria Domenica Mazzaretta, segue, accoglie, valorizza, si lascia ispirare da quando va creando nel mondo proprio ambiente, consiglia su richiesta, orienta quando ne scorge la necessità. È un riferimento che va vissuto con forme identiche non soltanto a livello generale, ma di ogni comunità, non soltanto a livello istituzionale, ma personale, non solo in privato, con un'amicizia riservata, ma pubblicamente con una solidarietà
referenziale creato da Don Bosco vede l'impressione di un sacerdote, di un nuovo scalpo e di un consacrato nuovo scalpo. Maria Domenica Mazzarello e le sue prime sorelle offrirono l'immagine di suore e di educatrici di un profilo nuovo. Non fecero altro che dare l'impressione della carità pedagogica che lo spirito intendeva nel loro mondo. Lo spirito che abbiamo ricevuto nel battesimo è quello che costituisce la vostra novità tra le donne. Lo spirito salesiano è quello che crea la vostra fisionomia, nuova tra le consacrate e tra le educate. È utile e necessario vivere il proprio tempo cercando di estrarre la ricchezza nascosta in questo mondo. Ok, partiamo, facciamo un salto nel tempo, un salto indietro, la batteria, proprio. Ok, tutto a posto, grazie. Facendo un salto indietro nel tempo, noi volevamo farvi vedere mediante il film un momento molto importante nella vita di Madre Mazzarello, che è stato il momento della malattia. Sì? A lei hanno chiesto di andare a avere cura, a prendersi cura di alcune famiglie, persone vicine alla sua, ai genitori che erano malati, e Don Pestarino ha detto al papà: per favore, dammi in prestito a Maim, per andare a prendersi cura di queste persone. E il papà ha detto: guarda, soltanto se lei vuole, io non la posso obbligare. E Maim in quel momento ha sentito paura, perché come se oggi ci dicono: vai a prenderti cura, così come lo stiamo vivendo oggi, no? E a volte uno dice: beh, sono tranquilla, cosa mi capiterà, andiamo. Invece lei nel suo cuore ha sentito: sono sicura che anche io mi prenderò questa malattia, il tifo. E veramente questo ha stroncato la sua vita. Prima lei era una ragazza robusta, contadina, lavoratrice, forte, nella sua famiglia era un capo. E dopo la malattia aveva una persona con una salute debole. Ma questo che è capitato esternamente corrisponde anche a una situazione interna, un processo di conversione che lei ha fatto con il dono dello spirito, no? Di cominciare a fare un altro progetto di vita e a capire come doveva vivere, cosa doveva fare. Questo processo è molto interessante. Noi abbiamo scelto dei testimoni in questo paese, sono posti che ci parleranno. Prima, qui di fronte a questo collegio c'è la casa di Via Val Gelata. Veramente, questa è una valle gelata. In Mornese si sente il freddo, ma questo posto ancora di più. La sua casa, quando loro tornano, quando la famiglia torna alla Valponasca, vengono a vivere qua. Vanno via dalla Valponasca, sappiamo, perché i ladri hanno rubato tutto e si sono scoraggiati. Ma Mazzarello ha detto: vabbè, andiamo in paese, là è un po' più sicuro, non siamo da soli. Andiamo avanti. Allora è venuta qua nel 58, dal 58 al 67. Lei è nata nel 37, no? Qui una ragazza giovane. Visiteremo anche questo sentiero degli orti, perché ha un'importanza in un'amicizia. Insomma, visiteremo queste case. Perché? Perché queste case sono preziose testimonianze dello svolgersi del 20
che portano Maria Domenica e alcune figlie della Immacolata ad aprirsi a un nuovo progetto di vita. Lei apparteneva già a un gruppo, non lo ha creato. Qui nel paese c'è il gruppo delle figlie dell'Immacolata e lei apparteneva a questo gruppo. Brave ragazze, con una vita di pietà, una spiritualità molto forte, un direttore spirituale, Don Pestarino, che poi è diventato salesiano, e le cose andavano bene, erano sufficienti così, ma non sembra. E in Maria Mazzarello normalmente, quando le persone del paese e la famiglia la guardava, che cosa vedevano in lei? Una straordinaria capacità di andare verso gli altri. Aveva questa sensibilità, questa passione per essere, aveva come le antenne pronte per vedere chi aveva bisogno nel paese. Faccio una parentesi. Propriamente scoprire, io ero una ragazza, mai ho frequentato le scuole salesiane, mai. E quando ho visto il film di Madre Mazzarello, io ho detto, ah, ma le suore sono cittadine. Io non so perché, io pensavo che le suore non dovevano gestire nulla di quello che era terreno, mi sembravano troppo angelicali, no? E quando l'ho vista, ho visto nel film a Madre Mazzarello capace di trovare una soluzione alle difficoltà delle persone, delle famiglie, del paese. E questo protagonismo mi ha fatto cambiare il mio progetto di vita dalla notte al mattino. Quindi quando io sono andata a letto prima di vedere il film, il mio progetto di vita era sposarmi, studiare medicina e essere, avere una famiglia bella. Quando ho visto il film ho detto, io voglio vivere come questa ragazza. E se per vivere come questa ragazza devo finire come figlia di Maria Auxiliatrice, questo mi piace. E mi sono alzata dicendo, senta, io voglio essere come quella ragazza del film. Ma nessuno mi prendeva sul serio. Cioè, che un film ti cambia la vita non è una cosa importante, invece per me continua ad essere così. No? Allora, io ho visto questo, cioè, guardando Maria Mazzarello, si vede che è una persona capace di prendersi cura degli altri. E lì Dio ha cominciato a progettare qualcosa con questa persona. Questo sentiero che vediamo lì si trova tra la casa delle figlie dell'Immacolata e quest'altra parete corrisponde alla parrocchia. Ma questo sentiero lo facevano tante volte Maria e Petronilla e tante altre persone per arrivare al tempio. Sì, venendo dalla Valponasca si arriva al tempio passando per questo, non adesso ma in quel momento tante persone lo usavano così e loro parlavano. E un giorno Maim gli ha detto a Petronilla, l'ha fermato qui e gli ha svegliato questo segreto. Gli ha detto, senti Petronilla, mi sembra, guardate, che il Signore voglia che ci occupiamo entrambe delle morvesine. Erano molte, molto amiche. Ma che bello questo, no? Che io progetto le persone più vicine nella mia avventura, perché qui non c'era nulla di certo. Ma lei le dice, mai hai avuto forze per lavorare nel campo, perché sei sempre troppo debole, invece lei era robusta. Ma io dopo la malattia non ce la faccio più. Entrambe sentiamo il desiderio di salvare le nostre anime facendo del bene alle ragazze. Fino adesso era così. Non ti pare che se sapessimo cucire potremmo riuscire? Guarda, io ho deciso di imparare a fare la sarta. Cioè, lei era determinata. Se tu vieni con me è meraviglioso, ma altrimenti io ho già preso la decisione, no? Non dipende dalla tua risposta. Vieni anche tu con me. Questa capacità
di sollecitare nell'altro il bene è molto presente in Manlio Mazzarello, anche quando fa la superiora, il modo di dare l'obbedienza è molto persuasivo, no? Mette l'altro nella condizione di svegliare la voglia e di dire va bene, lo faccio, dai, lo faccio anch'io, no? Allora, Madre Mazzarello gli ha spiegato i suoi motivi, ma anche la spiritualità di fondo. Sì, perché non era bene aprire una boutique o un shopping, no? O un negozio per fare dei vestiti e basta. Lei dice, ogni punto d'ago che sia un atto d'amore di Dio. Insegneremo le bambine a essere contemplative, amare al Signore, a essere allegri, in un clima bello, ma soprattutto amare il Signore. Tutto non era chiaro, adesso abbiamo delle coordinate per leggere quella intuizione, quel progetto. E allora Petronella ha detto va bene, facciamo, ma questo come si fa? Allora andiamo alla prima casa, che è la casa del santo. Come si chiama questo santo? Valentino Campi. Prima di tutto, beh, qui c'era una santa. E adesso capiremo come mai una donna di quel momento sceglie un uomo per imparare il mestiere. Ha dei motivi, no? Questo uomo, prima di tutto, una persona, un uomo cristiano, ha un figlio, quindi ha una famiglia, il Madre Mazzarello, prima andare lì dentro, ma in con Petronella, beh, non le sarebbe ben visto andare con un uomo da solo, no? Nei paesi piccoli si chiacchiera tanto, no? Ci sono tante. Allora, sono state prudenti e Maria gli dice a Petronella, guarda, il signore Campi, vede anche le stoffe e tu ed io, che cosa sappiamo di stoffe se siamo sempre in campagna con le vite, come si dice la vite, tutto il coltivo dell'uvaro. Quindi dobbiamo imparare. Quanto costano le stoffe? Dobbiamo imparare anche a concordare i prezzi con le persone che ci chiedono di fare i vestiti. Questo signore non può accontentare a tutte le signore di Mornese che vengono da lui a chiedere di fare un abito semplice, no? Ma noi impareremo prima a fare gli abiti di uomini, che sono molto difficili da fare. Secondo, gli diremo al signore Campi, sì, per favore, si consegna a noi questi vestiti più semplici, noi li impariamo a fare, perché se noi andiamo dalla sarta, lei avrà paura di rimanere senza clienti. Quindi noi non le ruberemo, pensano, non tireremo da parte nostra le clienti della signora del paese, la sarta. Ah, queste che ci arriveranno, sarà bello per noi. E le cose sono andate così. Va bene, quindi al mattino venivano dal signore Campi, andiamo a un'altra casa. Tutte queste case si trovano nella via verso la chiesa, verso la parrocchia. Man mano ci avvicineremo alla parrocchia. E allora la Teresa Pappuro, in questa casa già viveva Petronella, perché quando è mancato il papà lei aveva un po' di difficoltà, un po' con le cognate, le cose non andavano bene, allora è andata a vivere con quest'altra figlia dell'Immacolata e sicuramente hanno parlato e questa gli ha detto va, qui c'è una piccola stanza, venite al pomeriggio, qui fate i vostri lavori. Ma questo stile di vita ha attirato le ragazze di Mornese, hanno cominciato a arrivare lì per imparare a cucire. Ma pensate, una stanza piccola che era pensata per due che facevano le sarte, cominciano ad arrivare le bambine, la luce scarsa e tutto quanto. Allora hanno detto guarda, dopo un tempo dobbiamo cercare un altro posto, perché le bambine non le vogliamo mandare via. Il nostro interesse non è fare qui una grande produzione di vestiti, ma insegnare le bambine, no? Allora, ok, un passo più avanti, un'altra casa, la casa di Angela Maccagno.
Sì, brava, una maestra, è stata la prima maestra di Bolognese, era la preside delle figlie dell'Immacolata, mamma mia, suo capo, no? Il capo di Maria, il capo di Petronilla, il loro capo. E questa casta aveva un vantaggio che offriva loro un po' di indipendenza, perché nella parte di dietro loro potevano, avevano una porta e potevano andare avanti e indietro con più tranquillità. Ma certo, ma il fratello di Angela è stato un po' carino, gli ha detto, va bene, volete uno spazio più grande, un piccolo cortile, sì, per giocare con le bambine. E allora hanno detto, va bene, noi paghiamo 5 lire al mese. Guardate, riescono a ricevere i soldi, a gestire la vita, a pagare un affitto. Questo genera indipendenza nella donna, no? Perché non sono andate dai genitori, guarda, devo pagare l'affitto, niente. Loro hanno incominciato a vedere come risolvere le cose. Intanto siamo passati da un piccolo laboratorio, che dove si impara a cucire, è cominciato l'oratorio, cominciano a giocare con le bambine. Pensate, questo popolo sembra, questo paese sembra morto. Voi chi avete visto per strada? Veramente Bolognese prende vita quando arriva la vita salesiana, le suore, gli esercizi. Tutti si rallegrano perché questo prende un po' di vita. In quel momento leggi che erano poche famiglie, quindi subito si rendevano conto delle novità, delle cose belle, delle offerte per le bambine, per le figlie, e questo attirava di più anche la bontà, il tratto gentile, l'ambiente educativo che si generava in questi spazi. Ma arriva un signore vedovo con due figlie, una di 6, un'altra di 8 anni, mi dice, per favore, io devo andare a lavorare, mi prendete queste bambine in giornata. Va bene, ma allora dobbiamo cambiare un po' gli orari, no? E come capita nelle scuole, a volte i genitori sono tranquilli, tanto le bambine sono lì, devo fare questo, devo fare l'altro, arrivo la sera e queste bambine. E il signore ha detto, ma per lavorare bene, ho bisogno anche se queste bambine le potete prendere per dormire qua, prima casa famiglia. E noi lo leggiamo come la provvidenza che ci spinge a rispondere ai bisogni. Non è che qui tutti fossero vedovi e che le bambine fossero orfane, ma c'erano delle situazioni, era necessario rispondere. Allora qui nella casa Modrato, per noi, la casa di Antonio Modrato, e per noi l'opportunità di aprire la prima casa famiglia. E tutto si trasforma, anche l'atteggiamento, l'orario, il modo di vivere. La casa Macagno non aveva un ambiente favorevole per mettere tutto insieme, il laboratorio, l'oratorio, più letti, non si poteva, no? E queste due stanze sono state per loro l'opportunità di far crescere e nascere forse il nostro istituto, no? L'inizio nostro. Ma questo crollava, questa immagine prima cadeva tutto per terra, perché tanto protagonismo di Main ha fatto un po' l'ombra a tante altre figlie dell'Immacolata che hanno detto, scusa, ma dov'è l'identità? Queste figlie dell'Immacolata o non lo è? Come mai fa tutte queste cose un po' diverse a noi? E Don Pestarino, vedendo che c'era questo momento di crisi, gli ha chiesto a Main, vattene per la Valponasca, per favore. Quindi un esodo troppo forte per lei, doloroso, perché non è semplice tu vedere che i tuoi progetti vanno avanti e che l'ispettore ti dice, ma Carlo, senti, tanti si sentono male, per favore fai un po' diversamente. No, meglio scappa un tempo, vai in ispettoria, vediamo le cose come si sistemano. Tu cosa senti? Dici, scusa, ma fammi vedere dove ho
come diceva Gesù, non farmi vedere dove è torto, che cosa ho fatto male. Ma qui non c'era niente di male. Beh, sempre il male non lascia in pace il bene, no? Ma è stato un momento molto importante, perché oltre a che Maim aiutava i suoi fratelli che lavoravano nel campo, lei veniva soltanto la domenica qui in paese per partecipare nella messa e poi tornava là da sola, senza dei bambini, senza Petronilla, senza le figlie dell'Immacolata, e non c'era wifi, non avevano ancora inventato il telefonino, c'era YouTube, niente. Il silenzio, silenzio di Dio, sì, ma una maturazione interiore. Per noi è molto importante questo che è capitato dentro di lei. Va bene, quando le cose si sono sistemate, lei è tornata in paese a vivere qua, di fronte alla parrocchia, nella sede delle figlie dell'Immacolata. Ma lì hanno incominciato a vivere, vediamo, Maria e Petronilla, Giovanna Ferretino, Teresa Pampuro, quella con cui abbiamo iniziato nel laboratorio che ha affittato la prima camera, e alcune ragazze, Maria Grosso, Maria Gastaldi, Rosa Mazzarello, che è nipote di Petronilla. Qui già si dà la separazione definitiva di Maim della sua famiglia, già lei rimane qui con Petronilla e con queste altre, e incomincia a sorgere il nostro istituto per l'incontro che si veniva dando con, per mezzo di Don Pestalino, con la visita di Don Bosco, con il regolamento che Don Bosco ha affidato alle figlie dell'Immacolata. Questo prende forma, il progetto del nostro istituto che stiamo celebrando il 150° di fondazione. Ma sicuramente voi vi state facendo questa domanda: ma e dove sono le sarte delle figlie di Maria Ausiliatrice? Come mai non siamo diventate sarte, ma educatrici? Sì, perché a me piace tanto cucire e tante altre suore fanno delle cose bellissime, ma la nostra missione va oltre, sì, perché sempre è una missione, un rapporto educativo, e questa scuola, questo posto ci offre questa opportunità. A continuazione vorrei far sentire le parole, perché nel 1874, due anni dopo la fondazione, Don Caliero, che era il direttore di questa casa, delle suore, gli ha chiesto a Don Bosco: ma per favore, vi ha scritto, mi dia un consiglio, come devo orientare queste suore? Cosa si deve fare con loro? Come devo orientare la loro spiritualità? E io voglio farvi sentire la risposta di Don Bosco. Dice la cronistoria che è l'unico elogio che ha fatto Don Bosco della Mazzarello. Non era così pagato di avere questa Mazzarello nella sua vita. Lui veniva e gli sembrava che alcune cose erano ben fatte, che altre si potevano aggiustare, ma era tranquillo. Aveva tanta fiducia nella Mazzarello. Allora io vi voglio far sentire questa registrazione in cui Don Bosco dice qualcosa della Mazzarello. Tu conosci lo spirito del nostro oratorio, il nostro sistema preventivo ed il segreto di farsi voler bene, ascoltare e ubbidire dai giovani, amando tutti e mortificando nessuno, ed assistendoli giorno e notte con paterna vigilanza, paziente carità e benignità costante. Orbene, questi requisiti la buona madre Mazzarello li possiede, e quindi possiamo star fidenti nel governo dell'istituto e nel governo delle suore. Essa non ha altro da fare e altro non fa se non uniformarsi allo spirito e carattere proprio del nostro oratorio, delle costituzioni e deliberazioni salesiane. La sua congregazione è pari alla nostra, ha lo stesso fine e gli stessi mezzi che essa incontra.
possiede e quindi possiamo star fidenti nel governo dell'istituto e nel governo delle scuole. Essa non ha altro da fare e altro non fa se non uniformarsi allo spirito e carattere proprio del nostro oratorio, delle costituzioni e deliberazioni salesiane. La sua congregazione è pari alla nostra, ha lo stesso fine e gli stessi mezzi che essa inculca con l'esempio e con la parola alle suore, le quali alle loro volte sul volere della madre più che superiore direttrice e maestri sono tenere madri verso le loro giovani educanti. Quindi sentiamo come Don Bosco sposta il discorso dal piano morale al pedagogico, sì? Una grossa fiducia in questo che sta capitando. Ma la cosa bella è che lo Spirito ha fatto qualcosa in Mario Mazzarello in questa comunità, ma non lo ha fatto da solo. Noi, negli inizi, abbiamo avuto bisogno di tante altre ordini, congregazioni, che sono venute a insegnarci a fare le suore, perché lei era una laica, una cittadina, qui non c'erano altre comunità e doveva imparare a fare la suora, a mettere la clausura in questa casa, no? E alcune cose li vedeva e diceva, sì, così mi sembra che va. In altre diceva, no, ditevi a Don Bosco che fino qua, questo non è per noi. Una cosa bella. E un giorno che Don Bosco è venuto a fare qui la visita, loro gli hanno chiesto, ma Don Bosco, ma noi come suore, come dobbiamo camminare? C'è un modo di camminare proprio delle suore. La mia mamma aveva tanta paura, diceva, con il tuo modo di camminare mai ti lasceranno fare la professione. E ancora cammino così perché non sono capace di camminare in un altro modo, no? Ma loro si chiedevano, Don Bosco, per favore, e Don Bosco ha incominciato a fargli vedere che non li voleva con la testa bassa. No, Don Bosco ci voleva donne capace di fare fronte alla vita, sì? Aperte, simpatici, profonde. Facciamo tanta fatica, ma ogni tanto qualcuna lo riesce a fare bene, vero? Quindi è questo seme che lo Spirito ha lanciato nella vita di Madre Mazzarello e di alcune ragazze di Mornese è cresciuto e si è sviluppato nel tempo e ha preso tante forme diverse, uguali allo spirito degli SDB, lo spirito carismatico. E poi con Sor Lerni andremo al museo, alla mostra missionaria, per vedere nell'oggi tutto questo sviluppo del carisma, no? Io vi devo ringraziare perché il vostro sguardo mi ha incoraggiato tanto a tirare avanti quello che avevo preparato, non per chiudere ma per aprire la giornata, no? Non per chiudere l'argomento ma per aprire la giornata. Quindi in questo momento cerchiamo Sorrelli, Sor Gabriella, dove si trova, che non la vedo, per il passo.